poco i pastori delle chiese più presenti apporranno la firma. E questo è un momento di grande commozione per tanti di noi qui presenti, direi di una valenza storica. Circa 30 anni fa, un piccolo gruppo di cattolici stringe amicizia con alcuni pastori e comunità di chiese cristiane presenti a Foggia, attesi e ortodossi greci, e poi ortodossi romeni e pentecostali. Avviano così un dialogo interessante e non sempre facile. Via via se ne aggiungono altri, laici, consacrati e persone appartenenti a gruppi, comunità e movimenti con interesse ecumenico, come il Movimento dei Focolari, Famiglia Piccola Chiesa, Figli della Chiesa, Cammino Neocatecumenale, Comunità del Movimento dello Spirito, Comunità Magnifica, Azione Cattolica, Comunità Francescana, eccetera. Quali pionieri e profeti della storia ecumenica di Foggia hanno avviato ed attivato con tenacia, con coraggio, con lungimiranza e con grande entusiasmo processi importanti e fondativi che oggi ci portano a questo ulteriore passo. Verrebbe da dire con San Giovanni Crisostomo: i magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella, ma videro la stella perché si erano messi in cammino. Un avvio quindi quasi nel buio, ma la stella si è fatta visibile e ci ha portato all'unica meta, Cristo. Mi piace citare un presupposto indispensabile scritto in questo statuto. Premessa fondamentale di ogni dialogo è il patto di reciproca e continua misericordia, condiviso tra le componenti, che rende possibile l'unità nella diversità, alla presenza di Gesù tra tutti e tutte, al fine di rendere testimonianza alla vocazione a cui Egli ci ha chiamato, che tutti siano uno. Dare avvio a uno statuto di consiglio di chiese significa riconoscere che ciò che ci unisce ai cristiani è molto più importante e più forte di ciò che ancora ci divide. Nel modello della diversità riconciliata, le differenze tra le chiese non sono sottaciute, ma percepite come un valore, non impediscono il confronto ed il lavoro comune, ma anzi lo arricchiscono. Tra le finalità del Consiglio presenti nello Statuto, molti sono i cambi che ci aspettano. Prima di tutto la possibilità di pregare insieme, riflettere e meditare alla luce della parola con il contributo prezioso delle diverse sensibilità e tradizioni di ciascuno, ma anche mettere in atto quell'ecumenismo della vita, del quotidiano, che pone l'attenzione alla solidarietà agli ultimi, all'accoglienza degli immigrati, allo sfruttamento del lavoro, alla difesa dei diritti umani, alla non violenza soprattutto alle donne, alla difesa della giustizia, al dialogo interreligioso, alla difesa del creato. Dimostrare insomma che nessuna divisione, nemmeno teologica, può impedire che l'amore circoli fra noi, perché figli di un unico padre e quindi fratelli gli uni degli altri. Direi buon lavoro. Ecco, vorrei salutare e ringraziare la presenza del direttore dell'ufficio ecumenico della diocesi di Lucera Troia, il vice direttore dell'ufficio ecumenico della diocesi di Manfredonia, e
anche patriota della comunità religiosa delle chiese greco-cattoliche in Ucraina, in Foggia. Ecco, loro sono qui non soltanto per mostrarci il loro vivo apprezzamento per questo, che in questo momento che siamo così importanti, che stiamo vivendo, ma anche con la voglia di una concreta collaborazione che le diocesi, anche della metropolia, potranno avere. Adesso procediamo alla firma, il coro ci farà da sottofondo e proietteremo qualche foto che riguardano le esperienze più significative che abbiamo fatto in questi anni.